Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme le paste da latte di Nonna Maria, ma con l'aggiunta delle gocce di cioccolato. Gli ingredienti sono la farina. In questo caso sto utilizzando la farina di tipo 1, ma voi potete utilizzare tranquillamente la farina bianca e quindi la farina 0, la farina 00 oppure quella integrale. Poi la buccia di limone, le uova, l'ammoniaca, le gocce di cioccolato, lo zucchero, l'olio e il latte caldo. Iniziamo. Alla farina andiamo ad aggiungere lo zucchero e mescoliamo. Quindi la buccia del limone grattugiata, uova, l'olio. Io sto utilizzando l'olio extravergine di oliva. Se per voi il gusto o il profumo o il sapore è troppo forte, potete utilizzare o un olio di oliva oppure l'olio di semi. Mia nonna utilizzava l'olio extravergine e anch'io utilizzo l'olio extravergine. Iniziamo a mescolare. Ora io vado a sciogliere l'ammoniaca nel latte caldo. Aspetto che inizi la reazione e quindi comincio ad aggiungere il latte al nostro composto. Per il momento mescolo con un mestolo di legno per non sporcarmi le mani, ma naturalmente voi potete impastare tranquillamente con le mani. Ora trasferiamo il nostro composto sul piano da lavoro. Mettiamo un po' di farina e lo trasferiamo qui. E andiamo a finire l'impasto. Se vedete che è troppo appiccicoso, aggiungete altra farina. Aspettiamo che diventi liscio, liscio e omogeneo. Un altro po'. A questo punto aggiungiamo le gocce di cioccolato. E continuiamo a impastare. L'impasto è quasi pronto. Ok, ci siamo. Ora il nostro impasto è pronto. Puliamo sempre il piano da lavoro e
e andiamo a formare i biscotti. Il nostro impasto è pronto, come vedete non è appiccicoso. Preleviamo un pezzetto, andiamo ad ungerci le mani leggermente con l'olio, leggermente, e andiamo a formare il biscotto. Potete formarlo della forma che volete, potete anche fare solamente un filoncino così, oppure io faccio così, prendo il biscotto, lo giro e lo avvolgo solo da una parte nello zucchero e quindi lo andiamo ad adagiare in carta, in una teglia foderata con carta forno. Ripetiamo l'operazione, prendo un pezzetto di biscotto, lo formo, lo giro, lo avvolgo con lo zucchero e lo metto su carta forno. Io continuo con la preparazione dei biscotti e poi vado a cuocerli in forno caldo a 180 gradi per 15 minuti circa. Adesso vanno in forno, mi raccomando, lasciate un po' di spazio fra un biscotto e l'altro perché in cottura i biscotti si gonfieranno. Ecco i biscotti appena sfornati. Io continuo la cottura e poi ve li mostro tutti insieme. Le nostre paste da latte sono pronte. Io continuerò a chiamarle paste da latte perché mia nonna le chiamava così e quindi in memoria sua continuerò a chiamarle paste da latte, però naturalmente sono dei biscotti da latte. Ora, come si conservano? Si conservano in un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Io vi consiglio il vetro per una conservazione ottimale. Così. E si conservano per settimane. Ok, chiudiamo e sono pronta per essere conservate. Allora, ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!